ragazzi, benvenuti a un nuovo Apple blog. Da un po' che non ci si vede, sono un po' preso col lavoro, ma d'altronde è così. Comunque, innanzitutto volevo fare i miei complimenti a Querz per il punto dove, dove è riuscito ad arrivare attraverso YouTube, il che è una buona cosa, secondo me, e se lo meritava più che bene, e cioè è una buona, un buon punto d'arrivo. Comunque, bando alle ciance. Allora, innanzitutto, finalmente sono rapportato poi, come ho detto, il telefono all'Apple Store e me l'hanno cambiato. Per adesso non c'è nessun problema, a parte quel problema lì del tastino, però non dà problemi, almeno per adesso. Niente, oggi volevo farvi vedere due cosette. Allora, innanzitutto, ho riempito la mia pagina. Beh, l'App Store è praticamente colmo, cioè l'undicesima pagina sono pieno, quindi farò qualche recensione di tutte le applicazioni in più interessanti che ho. Ma niente, volevo farvi vedere questa applicazione gratuita per i fan di dei Daft Punk, ovvero l'applicazione si chiama iDaft, questa qua. Cliccando su iDaft, che adesso è la versione numero 2, cosa ci permette di fare? Allora, possiamo decidere se la canzone Technologic oppure Harder, Better, Faster, Stronger. In sostanza, noi facciamo Harder, Better, Faster, Stronger. E praticamente, come nei video di YouTube che ci sono tra le dita che parlano e vanno a tempo, noi possiamo fare la stessa identica cosa. Ovviamente, ci sono tutti i vari ritmi. E poi c'è anche la versione AI. Poi ci sono quelle mono. Ovviamente, poi c'è la base sotto per rallegrare, la canzone, e quindi mettendo la base, che è beat, e voi potete fare proprio la canzone, in sostanza. Io poi non è che me la ricordo benissimo, però... più o meno. Ma che io non me la ricordo io la canzone. Però comunque potete studiarvela e fare le canzoni in sostanza. Cioè fare la canzone dei Daft Punk. Ovviamente c'è anche la versione di Technologic, che è un po' più incasinata, ragazzi. Quindi vi consiglio di iniziare con Harder, Better. Oi. Oh yeah. Boh, è una figata, ci sono altre due pagine poi.
Luck it, view it, feel it, feel it. Basta. Call it, find it, view it, code it, jump and lock it. E poi c'è la base. Vabbè ragazzi, è una figata, cioè se siete fan dei Daft Punk è una delle applicazioni gratuite da scaricare immediatamente. Poi, che altro far vedere? Un'applicazione che mi ha consigliato mio fratello, e devo dire che è carina, molto 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 bella, è Traffic Rush. Che cosa fa questa applicazione? Sì, abbiamo capito. Che cosa fa? Facciamo start. È un'applicazione, un gioco in sostanza, dove noi dobbiamo far andare le macchine e le moto per non farle scontrare. Il che all'inizio sembra facile, poi comunque diventa un delirio. Diventa poi un delirio, perché poi ci sono veramente tante macchine ed è un casino. Comunque un bel gioco, un bel passatempo, cioè ci passi veramente il tempo e scorre, non è una bella cosa. No, comunque è un bel giochino. E niente, ultima cosa di oggi, concludo la parte di iPhone, ma volevo farvi mostrare questo bel capolavoro di arte moderna. E voi mi dite, ma che cacchio è questo capolavoro? Questo capolavoro è stato fatto, come c'è scritto sopra, dalle 12 alle 13, no che cazzo è, dalle 12.13 fino alle 16.11, sono passate 1 ora e 50 minuti da quando io ho creato questo capolavoro. Che cos'è? Praticamente sono tutti i movimenti che voi fate con il vostro mouse, ovvero i click, tutti i vari spostamenti del mouse sono fatte, creano questo miscuglio di arte e tristezza, perché pensate che in 1 ora e 50 fa tutti questi movimenti, pensate nell'arco di un giorno, in un anno, che cosa il vostro mouse, che cosa combina. E niente, se volete anche voi scaricare questa applicazione dovete andare su, vedi, 1 ora e 50, comunque andate su iografica.com, vedete qua in alto, iografica, scaricate da qua la versione per il vostro Mac, mentre anche la pagina del creatore è molto molto bella, e ci sarà questa applicazione dove dovete, per scaricare l'immagine c'è la parte save image sotto. Poi c'è il controllo del pannello, potete farlo in background così togliendo la vostra icona questa qua davanti. E poi potete addirittura fermare il vostro mouse allo stesso tempo, quindi non avere il problema. Non so, volete fermare perché non vi piace questa cosa o così, potete farlo o cancellare direttamente tutto. E poi schiacciare sul tasto per farlo partire, vedete come il mio mouse si muove e crea elementi. Vabbè, è un'applicazione strana, devo dire la verità, molto 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 bella, perché crea veramente dei capolavori che è strano vedere una roba del genere, è anche difficile da creare. E tutto lo fate in background col vostro mouse senza accorgervene. E magari potrebbe essere un bello sfondo per il vostro mouse, cioè il vostro desktop, non so, potete fare quello che volete. Comunque è un bel attacco d'arte, come dice Giovanni Mucciaccio. Quindi per oggi concludo questo Apple Blog, ci sentiamo la prossima volta con tante nuove news dal mondo Apple e niente, quindi con tante nuove applicazioni sulle 11 pagine che ho da farvi vedere. E ci sono veramente delle applicazioni che sono molto 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 valide. Ciao a tutti, ciao 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 ciao. Ah, una cosa, sono arrivato alla ScreenFlow 2.0.1 finalmente, non ne potevo più, infatti, vedete qua, ta-tan, ScreenFlow 2.0.1, meno male perché però, la versione, quelle precedenti non vanno bene, questo Leopard fa un po' schifo, ma boh, e niente, ciao 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 ciao.